Gesti rossi, dopo mesi di dibattito politico e botte e risposta serrate, la Regione Toscana con l'assessore all'ambiente Monia Mogni insieme ad ARPAT ha presentato una relazione fatta in base agli studi appunto realizzati per la gestione dei gesti rossi a Scarlino. La tematica dell'ambiente nel caso dei gesti rossi si mischia a quella delle leggi, tanto che la Commissione Ecomafia del Parlamento sta lavorando proprio sul tema e gli verranno appunto forniti i risultati di questa relazione. Soluzioni per i lavoratori ma che tutelino la salute è ciò che la Regione propone. I gesti rossi sono nati dagli scarti del biossido di titanio e la marmettola, ovvero scarti del marmo. E quella è un'area industrialmente molto desertificata, quindi sono lavoratori che vanno protetti e lavori che vanno assolutamente tutelati. Però è anche vero che sono lavorazioni molto impattanti. Pensate che per ogni chilo di prodotto che producono hanno anche 6 chili di scarti, per una produzione ciclopica di rifiuti, di gesti rossi, che corrisponde a 500.000 tonnellate l'anno. Intanto, nella discarica di Montieri è stato appurato che non ci sono stati problemi, ma i gesti rossi hanno specifiche ben precise per lo smaltimento. I gesti non possono essere collocati in qualunque luogo, ma hanno bisogno di valutazioni sito-specifiche molto puntuali.